Oggi un video un po' particolare. Benvenuti su Cartoon Joe. Come dicevo nell'intro, oggi facciamo un video un po' diverso dal solito, perché normalmente questo format lo utilizzo per fare delle liste, per fare l'elenco dei preferiti, di quelli che, delle cose che non mi piacciono, tematizzo un po', faccio recensioni. Ma oggi, dato che questo mese è dedicato tutto a moi, ho deciso di farvi un video chiacchiericcio sui ricordi dell'infanzia legati ai cartoni animati, perché diciamo che l'avrete capito, i cartoni animati, il mondo dell'animazione sono argomenti che mi interessano moltissimo e tutto questo lo devo a questi ricordi di cui vi parlerò oggi, a questi momenti dell'infanzia che sono fondamentalmente legati alla TV, ai cartoni animati, alle VHS e via dicendo. Sono sicura che per tutti quelli che hanno più o meno la mia età, ma anche altri sicuramente, vi risveglierò dei ricordi sopiti nella vostra memoria e spero che nei commenti mi farete sapere quali sono i vostri. Una delle cose che sono legate all'infanzia, ai cartoni animati, è il palinsesto. Quanti di voi, adesso lo voglio sapere, si erano memorizzati da piccoli tutti i canali e tutti gli orari di ogni determinata serie d'animazione? Ricordo con mio fratello, con il quale avevamo degli orari completamente diversi, perché io facevo danza tutto il pomeriggio, lui faceva basket ma poi ritornava a casa, poi passavamo il weekend insieme, ma lui per esempio si svegliava tardissimo mentre io mi svegliavo all'alba con le galline. Ci memorizzavamo tutti i canali e tutti i palinsesti TV. Per esempio, la mattina la TV a casa mia era stata bandita perché mio fratello si imbambolava davanti ai cartoni, ma io ben per questo mi alzavo tipo un'ora prima di quanto dovessi essere pronta per andare a scuola per potermi vedere i cartoni. Mi ricordo anche nel periodo delle medie, per dire, che c'era Dora l'esploratrice, poi c'erano i Thimbles, c'era Cartoon Flakes su Rai 2, che era un contenitore con vari cartoni. Su Italia 1 c'erano già delle serie, c'era tipo Franklin, quello della Franklin Tartaruga, qualcosa del genere. Però appunto io potevo vederli solamente prima delle 7 e un quarto, perché poi si alzava mio fratello e bisognava cambiare canale, bisognava vedere il telegiornale, così lui non si imbambolava. Però mi ricordo di questa cosa. Poi mi ricordo quando tornavo a casa da scuola, post pranzo, durante il pranzo, c'era sempre la triade di cartoni animati che erano sempre, mi sembra, Simpson, Futurama, Dragon Ball, oppure c'era Naruto, Shaman King, insomma c'era un anime giapponese e poi c'erano queste serie tipo Simpson che spezzavano un po' l'hype da anime giapponese. Poi c'erano i cartoni post scuola, quindi quelli che andavano diciamo dalle 4 e mezzo in poi ed erano sempre tipo due tre cartoni ed erano su vari canali, perché c'era per esempio la Melevisione su Rai 3 con tutti i cartoni, tutto il contesto che era meraviglioso, che poi è diventata Trebisonda. Su Italia 1 c'erano un sacco di cartoni e poi la sera, quando ero più piccola, mi ricordo che c'erano vari canali che avevano dei cartoni animati da vedere. Italia 1 non c'era più niente, sulla Rai non c'era più niente, però quando ero molto piccola, per esempio, mi ricordo che su Rete 4, che è tipo il canale dei vecchi, c'era un contenitore sempre di cartoni che si chiamava Il Sottomarino Giallo, dove c'era questo capitano di marina, appunto, che conduceva questo contenitore di cartoni, ti presentava i vari cartoni, c'erano i soliti sketch e quelle cose lì. Invece c'era 7 Gold, su 7 Gold c'erano gli anime giapponesi, quindi c'era tipo l'Uomo Tigre, Kenshiro, la Mu, ragazzi, era bellissimo. Poi c'erano insomma varie cose che con mio fratello guardavamo quando io non avevo danza e ci trovavamo a casa da soli. Fortunatamente quando prendeva quel canale guardavamo 7 Gold, i cartoni animati. Per non parlare poi del weekend, nel weekend ci sbizzarrivamo, la mattina in particolare ci facevamo la maratona davanti alla TV, perché i cartoni animati iniziavano alle 7 del mattino e finivano a mezzogiorno, con il pranzo appunto, quindi ce la prendevamo super super comoda sia il sabato che la domenica. Poi il pomeriggio c'erano sempre dei cartoni o dei film a cartoni, mi ricordo c'è stato un periodo che avevano fatto ogni sabato o ogni domenica i film dei Pokémon, i film di Sailor Moon, insomma tutte queste cose qua. E la sera, il sabato sera, bellissimo, c'era sempre un film o comunque un cartone animato in TV e lo guardavamo sempre.
Insomma, ci eravamo memorizzati un po' tutta questa cosa ed era bellissimo perché appunto noi sapevamo esattamente quando c'era il cartone e avevamo memorizzato talmente bene che ci ricordavamo anche gli intro e gli outro delle pubblicità praticamente. Se non vi siete ricordati su Italia 1, tipo la domenica mattina c'era sempre questa preview dove c'erano tutte queste persone che camminavano velocemente e Italia 1 ti diceva: ah, tra poco ci sarà Sailor Moon. E allora tu aspettavi la pubblicità, stavi lì ad aspettare oppure andavi in bagno e correvi indietro. Questo è il bello di avere un fratello che ti chiama quando sei in bagno e stai iniziando il cartone. Per non parlare delle VHS dei DVD. DVD che sono subentrati successivamente, ovviamente ero già grandina quando c'erano i DVD, adesso sono diventati obsoleti anche quelli perché con tutte le piattaforme di streaming che ci sono, chi cavolo se li compra i DVD? Io e mio fratello, naturalmente, come tutti i bambini anni 90, avevamo la nostra collezione di VHS e c'erano i pomeriggi o comunque le giornate nel quale avevamo voglia di guardare i cartoni, ci mettevamo lì a scrutare proprio come se fosse una libreria, tutte le VHS, tutte le copertine, dicendo: ah, questo hai voglia di vederlo, oppure facevamo la conta, cioè quello era bellissimo, tipo facevamo la conta delle cassette, quello che capitava capitava, e insieme a queste cassette originali avevamo anche le cassette registrate, perché anche quella era una cosa bellissima dei cartoni di quando ero piccola, che sapevamo che tipo c'era quel cartone in TV, non ce l'avevamo in cassetta, allora mettevamo la VHS da registrare, partiva la registrazione e poi ce lo potevamo riguardare chissà quante volte. E avevamo sia i cartoni registrati dalla TV, ma anche altri cartoni che tipo c'erano le VHS da 6 ore e tipo su queste VHS c'erano i cartoni uno in fila all'altro ed era bellissimo. E io sono deviata perché tipo adesso se guardo Cenerentola non posso fare a meno di guardare, non mi ricordo cosa c'era dopo, Il libro della giungla, se non mi ricordo male, perché erano in sequenza, cioè erano uno di seguito all'altro, quindi io ce li ho nella testa uno di seguito all'altro, che sono cartoni che non c'entrano una fava l'uno con l'altro, ma non posso fare a meno di guardarli di seguito perché nella mia memoria sono di seguito. E quindi niente, anche questa cosa legata ai cartoni è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo. Erano molto legati anche alla scelta di mio fratello, che aveva gusti diversi dai miei, ma entrambi ci siamo fatti una cultura decisamente elevata sui cartoni animati proprio per questo. A noi piaceva tantissimo metterci lì, riavvolgere la VHS e poi metterci a guardare i cartoni. Poi quando c'erano i cartoni maratona, le cassette maratona, ce li guardavamo ovviamente tutti. Quando c'era il cartone singolo, stavamo lì, ci cantavamo le canzoni, ci facevamo le battute, ci imbambolavamo ogni tanto su alcune scene. Stupendo, stupendo. E poi un'altra cosa sempre legata alle VHS e DVD era la tradizione dell'Epifania, nel quale ci arrivava o una videocassetta o un DVD nuovo e tipo ce lo guardavamo tutti i giorni per una settimana, fino a che non ci stufava, allora lo mettevamo a posto insieme agli altri, fino a che non ci veniva voglia di rivederlo. Però quando arrivava in casa una VHS nuova era da consumare subito per renderla al pari delle altre, insomma. Un'altra cosa divertentissima che è legata ai cartoni animati nella mia memoria di bambina: i cartoni legati al cibo. Io non so perché, ma esattamente come per quanto riguardava le cassette maratona, io ho dei cartoni, delle serie animate che sono legate a dei ricordi specifici legati al cibo. Ho in testa per esempio il gelato alla marena, il gelato variegato alla marena, mentre guardo Totally Spies, perché nel periodo in cui era uscito Totally Spies mia nonna prendeva il gelato variegato alla marena e mi ricordo di un episodio in particolare che era ambientato tipo sull'Himalaya o comunque in un posto molto freddo e io che mi mangiavo il gelato alla marena. Questo per farvi un esempio, però ci sono delle colazioni specifiche legate a dei cartoni, come ecco Caffè latte savoiardi, perché mia nonna aveva sempre i savoiardi in casa, ed è legato alle serie TV della mattina, della domenica mattina. C'era sempre, c'era quello delle macchine, che si chiamava, non era le Hot Wheels, era il gioco, no, erano 4WD forse, non mi ricordo, c'era un cartone animato legato alle macchinine, cioè che li facevano legare tipo Beyblade, anche Beyblade meraviglioso, lo guardavo sempre, e anche quello è legato ai savoiardi col caffè latte. Altre domeniche mattina ci faceva il budino al cioccolato, oppure il pan carré con la Nutella al pomeriggio, oppure mi ricordo di aver legato alla memoria alcuni pranzi con una mia amica mentre guardavamo Dragon Ball, o delle merende particolari mentre guardavamo Occhi di Gatto con una mia amica.
amica, cose di questo tipo, cioè è una cosa bellissima. E poi tipo quando avevamo il film del sabato sera o della domenica pomeriggio c'era sempre la merenda con la torta o la cena in camera con la pizzetta nostra che ci mettevamo davanti alla tele. In ultimo vorrei fare una menzione speciale a questo ricordo che è legato fondamentalmente ai cartoni animati, che è mio fratello. Con mio fratello da piccoli c'è sempre stato questo rapporto amore e odio, adesso è più amore che odio. Ovviamente abbiamo i nostri scontri come tutti i fratelli, però ci amiamo tantissimo. E uno dei motivi per cui ci amiamo è che abbiamo condiviso tante esperienze insieme, molte delle quali sono legate a cartoni animati. Mio fratello è stato addestrato militarmente a imparare a memoria anche lui alcuni cartoni animati, a vederli insieme. Adesso, ancora adesso, abbiamo la tradizione che ogni volta che esce un film d'animazione nuovo ce lo dobbiamo guardare insieme. E lui c'era sempre, cioè c'era sempre, a parte la mattina presto, che per lui non esiste, la sua mattina fondamentalmente iniziava alle 9, adesso lavora, quindi non può fare a meno di vivere anche lui la mattina presto, però all'epoca non si svegliava prima delle 9, perciò abbiamo praticamente condiviso ogni visione, ogni prima, seconda, terza, quarantamillesima visione insieme di ogni cartone animato, e è una cosa al quale sono affezionatissima. Non tutti possono aver condiviso una cosa così forte come con mio fratello, ed è uno dei motivi per il quale amo il mondo dell'animazione. Ha permesso al rapporto tra me e mio fratello di crescere in maniera sana, in maniera bella, in maniera divertente, triste anche sotto certi aspetti, però bella, bellissima. E questo è quanto. Adesso mi sono un po' a fare questo video, è stato molto carino, molto diverso dal solito. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questa tipologia di video, se ne vorreste altre, su quali argomenti di ricordi legati ai cartoni. Adesso vi ho fatto un excursus, ma potrei raccontarveli nello specifico e mi farete sapere se siete incuriositi dopo questo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, se vi piace questo canale, quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. E se pensate che questo video possa rendere nostalgici o emozionare, divertire i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo ovviamente con l'appuntamento con il tag mensile, che sarà il tag più speciale dell'anno perché coincide con il mio compleanno il 6 giugno e sarà ovviamente il birthday tag del 2021. Invece ci vediamo con il prossimo Cartoon Joy il 26 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima.